Oggi leggendo i giornali abbiamo appreso che c'è una volontà di sgomberare la solidarietà che stiamo portando insieme a tante altre associazioni, a tanti altri cittadini credenti e non musulmani, cristiani, eccetera, rispetto ad questo progetto di accoglienza dei senza fissa dimora che purtroppo ancora oggi vivono in condizioni diciamo molto difficili. Mi fa piacere che rimani qua, al minimo sto in non sto sotto cielo, sto coperto con questo tempo. Noi abbiamo chiesto un incontro con le padre redentoristi. Io sono credente, credo nella loro bontà. Non ci possono lasciare dormire per strade. Fa freddo la notte, umido e io ho un'invalidità. Sto una sofferenza che mi ha toccato il mio corpo. Spero che ci vengano a vedere e a parlare con noi. Li aspettiamo e mettiamo intorno a un tavolo, tutti insieme e parliamo. Allora, mi rivolgo a Papa Francesco. Io sono un credente, oltre che comunista. Abbiamo occupato questa chiesa per raccogliere tutti i poveri cristi senza fissa dimora. Questa chiesa è stata semidistrutta e vandalizzata, abbandonata da anni. Noi vogliamo recuperarla e vogliamo adibirla a quei scopi che anche tu, Francesco, hai chiesto ai preti di tutta Italia, accogliere i diseredati, accogliere senza tetto.